Io sono Amalle e mi è venuta l'idea di fare un video per le nostre aula super scripolate per questo tempo, perché cambia il tempo dal caldo al freddo, ovviamente anche le labbra si risentono. Al di là del burro cacao che usiamo durante le giornate o quando vogliamo, volevo fare proprio un trattamento specifico per togliere tutte le pellicine e sistemarle un pochino. Prima di tutto voglio farvi vedere il burro cacao che io utilizzo, che ho provato. E niente, tra questi c'ho questa qua che ho preso dalla farmacia, costa 1 euro, Green Farmacia, che è buono, carino, per utilizzarlo durante il giorno più di una volta, va bene. Ho anche questo qua da Vie Rocher, di fragola, giusto quando il giorno che non hai voglia di mettere un rossetto, metti questo burro cacao che è colorato, va anche bene. C'ho questo qua di Eucerin, che è buonissimo, abbastanza idratante e per me è il top in assoluto. Tra l'altro costa 1 euro, fantastico questo qua, che la marca si chiama Street Relife, che io l'ho preso da Primor, che poi dopo vi scrivo il link sotto. È fantastico, infatti non riesco a buttarlo. È praticamente svuotato, però veramente ti lascia una sensazione pazzesca. Ad esempio, se avete una serata, volete truccarvi, così in frattempo lo passate sulle labbra e subito ti dà l'effetto idratato. E poi avevo comprato tempo fa il scrub di Chicco, che è questo qua, che non è niente male, ma nulla di speciale, cioè nel senso lo passate magari se avete un evento, lo passate su giusto per togliere qualcosa e poi rimettere per idratare, mettere un burro cacao per idratarli. E io ho anche questo qua, un rossetto marocchino che sia idratante che colorante, infatti se vedete il suo colore è questo, però mettendolo sulle labbra. Cambia colore, mi piacciono tantissimo. Tutti gli anni che va mia mamma, gli chiedo sempre di prendermene uno o di più, ne ho una marea, tutti i colori, perché cambia proprio, dipende dalla pigmentazione della pelle. Comunque, vi lascio al video tutorial. Ciao, a dopo. Ho preparato un semplice bicarbonato con limone e un semplice scrub per preparare le labbra al trattamento. Idratante per le labbra a base di karité. Prima di tutto ci metto un cucchiaio di karité e ci aggiungo un cucchiaino piccolo di miele. Circa un cucchiaio di zucchero di canna. Voilà. E poi all'incirca un cucchiaio di cannella, che poi dopo faccio il disastro. Bene, mescolo il tutto bene 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 bene. Comunque questa ricetta qua, questo trattamento, lo mettete in frigo e lo usate quando volete, ma che dura un sacco di tempo, a base di burro di karité. Applico il tutto sulle labbra e lascio agire all'incirca per 10 minuti. Adesso faccio il secondo tutorial per il secondo trattamento per le labbra. Allora, prima di tutto taglio un pezzettino piccolo di avocado.
e lo metto dentro una ciotolina. Nel frattempo lo passo anche sulle mani, perché così da solo è super idratante. Aggiungo qualche goccia di olio di rose o rosa moschetta, se avete, una goccia di aloe vera un goccino di limone mescolo il tutto e la maschera è pronta. La applico sulle labbra e la lascio agire . Come vedete il risultato è fantastico. Il mio video tutorial, mi raccomando, comunque siamo a casa, non abbiamo niente da fare, almeno occupiamo la nostra giornata con delle cose che normalmente non le facciamo. Quindi curare, aver cura di noi stessi e amarci di più e coccolarci di più, ok? Grazie di avermi seguito e mettete mi piace, seguitemi il mio canale e anche sulla mia pagina Instagram e Facebook, ok? Ciao!